Il 25 settembre si vota, italiani delusi dalla politica, molti andranno a votare, ma ancora senza sapere chi. Sono dei grandi irresponsabili, questi partiti mi hanno deluso tutti. A Mondolfo revocata l'ordinanza del sindaco, l'acqua torna potabile. Quattro persone alloggiavano abusivamente all'ex convitto Colonna Fano, scoperti dalla polizia. Paolo Reginelli, riconfermato alla presidenza di ASET per il consiglio di amministrazione della società pubblica, bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Presentato a Fano il progetto Facciamo Strada per segnalare al comune anomalie alla viabilità cittadina, buche comprese. A Tre Ponti di Fano prende il via stasera la festa della Cresciamatta, lunedì invece torna la gara di barzellette all'Arena BCC. Marotta invece tutto pronto per la festa della tratta con la suggestiva pesca a strascico. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV sul canale 19 del digitale terrestre, visibile in tutta la regione Marche. C'è l'informazione locale e cominciamo con un argomento che invece riguarda tutti gli italiani, ovvero le prossime elezioni politiche. Ormai ufficiale, dopo le dimissioni del Premier Mario Draghi, con lo scioglimento anticipato del Parlamento, il 25 settembre dunque gli italiani saranno chiamati a votare, torneranno alle urne. Noi oggi però nel nostro piccolo, come si dice, abbiamo ascoltato e sentito un po' gli umori della gente del posto. Caos politico in questi giorni per la caduta del governo Draghi, lei che cosa ne pensa? Che sono dei grandi irresponsabili, questi partiti mi hanno deluso tutti. Perché? Perché non si può far cadere il governo in un momento così drastico, una guerra, il Covid, la crisi enorme, ci avevamo dei personaggi importanti. Vi penso che si sia avvelito anche il Presidente della Repubblica. Ascolti, lei il 25 riandrà a votare il 25 settembre? Sono molto indeciso, però penso di sì. E chi voterà? Non lo so, sono indeciso, sono molto indeciso. Il futuro degli italiani come lo vede? Ci saranno secondo me dei grossi sacrifici da affrontare, sicuramente. Questa veramente non ci voleva, insomma, in un periodo così difficile per tutti. Insomma, anche la caduta del governo italiano, anche a livello internazionale, non ci aiuta a fare una bella figura. Sono molto delusa, la colpa è un po' di tutti, non darei colpa ad una parte precisa, quindi penso che le responsabilità siano di tutte le forze politiche. 25 settembre si tornerà alle urne, lei ci tornerà? Io ci tornerò, certo, per dare il mio contributo, assolutamente sì. Ha già una sua idea su chi votare? No, perché purtroppo ecco, sono talmente schifita, cercherò di fare del mio meglio per poi dare insomma, un voto importante. Penso che siamo delle persone che scarichiamo sempre la colpa degli altri, non siamo abituati ad assumere le responsabilità. Se i signori del Parlamento sono sempre andati a votare, dovrò andare ancora a votare, ho le mie idee, voto ovviamente dei partiti o delle persone, più che i partiti oggi bisogna votare le persone che ti possono dare almeno un po' di fiducia, almeno che non siano ladri. E lei che idea ha appunto per votare? Chi voterà? Io voto a sinistra, io voto PD, per cui non ho problemi, io sono nato nel PC. È 3 anni che mettiamo ministri del coso non eletti dal Parlamento, non eletto dal popolo, ma mi ha messo tutti, non eletti. Continuiamo a ripeterci le stesse cose, ci sono le cose da fare e non si fanno, secondo me le cose utili da fare non si fanno e si va sempre a guardare la pagliuzza, si guarda la pagliuzza e non si guarda il dito e non si guarda la luna. Io credo che non bisogna mai avere paura di rivotare quando le cose non sono più chiare, quando c'è troppa confusione, quando le alleanze si sfaldano, sembra quasi che ci sia la paura di dare la parola ai cittadini perché salga questa parte della o la sinistra o la destra. In realtà bisogna avere fiducia nella democrazia, cioè sembra quasi che abbiamo paura della democrazia, di richiedere alla gente cosa pensa per ricostruire delle alleanze più moderne, più riconsolidate. Invece sembra quasi che riandare alle elezioni per tanti motivi, ci siano sempre tante mille scuse per non poter ridare la parola al pensiero democratico. Secondo lei gli italiani hanno perso un po' la fiducia in generale? Questo sì, sicuramente, perché
sembra quasi che tutta la classe politica sia staccata, distaccata dal mondo reale. Riguardo al governo Draghi, penso che lui abbia fatto meglio che poteva in una situazione complicata, con la guerra, con il Covid, con il discorso della crisi economica, per cui forse è arrivato veramente il momento di ripensare, no? Come si deve ricomporre la maggioranza e capire cosa pensano gli italiani. Questo è il mio pensiero. Caduta il governo, lei che cosa pensa? Posso sbuffare? Sono una cosa incredibile. Non c'è, cioè, cosa devo pensare? Ognuno ha i propri interessi e interessi della nazione a giorni alterni. Si preannuncia anche un autunno caldo, in quanto il 25 settembre si tornerà alle urne. Lei ci tornerà? Ci tornerò, alle urne ci si deve andare, però il problema è prendere una decisione seria che tenga in considerazione gli ultimi anni e un futuro credibile, e di credibilità ce n'è poca a mio avviso. E sul centrodestra, che ha voluto, diciamo così, staccare la spina a questo governo Draghi? Giochetti di politica. Politica che guarda verso se stessa e non verso gli interessi nazionali. Secondo lei si preannunciano tempi duri per noi cittadini? I segnali ci sono tutti, la cosa è evidente, quindi ci sarà da divertirsi. Le interviste erano di Cristiana Guerra. Adesso invece parliamo e torniamo nel nostro territorio, andiamo a Mondolfo perché il sindaco Nicola Barbieri ha revocato l'ordinanza emanata d'urgenza martedì sera a causa delle analisi effettuate nell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale, che avevano dimostrato il superamento di alcuni limiti relativi alla salmonella. Questa mattina sono arrivate le risposte delle nuove analisi effettuate sia dall'ASUR che dall'ASET ed è risultato che la qualità dell'acqua è pienamente conforme ai parametri di legge. Quindi è consentito il normale utilizzo dell'acqua pubblica per l'uso potabile su tutto il territorio comunale, appunto, di Mondolfo. E durante i servizi sulla prevenzione dei furti a Fano, eseguiti da 8 agenti di polizia, questi ultimi sono intervenuti all'alba all'ex convitto Vittorio Colonna, siamo sempre a Fano, di proprietà dell'INPS, dopo aver notato che le grate erano state forzate. Durante il controllo all'interno della struttura, come vedete dalle fotografie, sono state trovate 4 persone, 3 uomini e una donna, di cui 2 stranieri. Gli agenti li hanno portati in commissariato, il commissariato diretto da Stefano Seretti, e nei successivi accertamenti è emerso che uno straniero dell'Est Europa è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato dunque espulso territorio, appunto, dall'Italia. Torniamo invece a parlare adesso del Briciotti di Monbaroccio, siamo sempre in provincia di Pesaro Urbino, perché lunedì si svolgerà un altro incontro con i residenti per parlare del futuro di questa struttura. In vista del nuovo ospedale di Comunità Villa Grande, il sindaco ribadisce la volontà di mantenere il punto prelievi e i posti letto RSA. Il Briciotti non verrà né abbandonato né smantellato, se non nella parte inutilizzata da oltre 20 anni, perché inagibile e interdetta. Lo assicura il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, intervenuto sulle sorti della struttura sociosanitaria di proprietà della Regione. Dopo aver elaborato documenti e proposte condivise con la maggioranza consiliare, è iniziato il confronto con i cittadini. Per il percorso di valorizzazione dell'edificio sono stati coinvolti anche l'Università di Urbino, l'IRCA, l'ASUR e l'ambito territoriale. Tutte figure che hanno collaborato nell'ottica della riqualificazione di una struttura che non verrà demolita, come purtroppo ho sentito dire anche da alcuni miei concittadini impropriamente. Dico impropriamente perché ciò ha creato destabilizzazione fra i miei concittadini, ma anche e soprattutto è stato irriguardoso nei confronti del personale che vi gravita dentro, degli ospiti, dei familiari degli ospiti, e questo non l'ho potuto accettare quando l'ho sentito. Ho fatto presente le nostre istanze, l'ho fatto presente alla comunità. Lunedì sera saremo in frazione Cairo col Consiglio Comunale, e dopo il Consiglio Comunale che faremo in frazione Cairo ci sarà una nuova assemblea pubblica, così come ci sarà a Montegiano in agosto e a Villa Grande in settembre. Siamo propensi a stare sui territori anche con i consigli comunali, facendo gli itineranti per coinvolgere la cittadinanza. Quindi questo è il percorso che su Briciotti abbiamo attuato, in relazione soprattutto anche all'ospedale di comunità,
che verrà realizzato a Villa Grande e le cui risorse non potevano essere destinate per i 1500 metri della struttura attuale, perché l'ASUR richiede molti più metri e in base alle risorse che ha messo a disposizione tramite i fondi PNRR, fondi regionali ed altri, i metri necessitanti non potevano essere portati in una struttura come quella attuale. Pertanto abbiamo dato l'unica possibilità che avevamo come Comune di Monbaroccio, l'unica area di proprietà, che era quella del campo sportivo, un campo sportivo purtroppo che deve comunque essere rifatto, che è in uno stato di precarietà e che insieme alla società sportiva concorderemo di realizzare in altra area. Tornando alla delibera di giunta dedicata al Briciotti di domani, si prevede il mantenimento sia del punto prelievi sia dei 20 posti letto RSA, cioè quelli residuali rispetto ai 40 convenzionati. I restanti, infatti, sembrano destinati al trasferimento a Villa Grande. Ulteriore proposta è il centro interprofessionale funzionale, cioè il Briciotti dovrebbe essere il punto d'incontro organizzativo per ricerca e sperimentazione delle collaborazioni fra tutte le figure professionali, come medici e infermieri operanti nell'ospedale di comunità e nella residenza protetta Beato Sante. Oggi ci ritroviamo che la struttura fortunatamente è aperta, che dà un servizio a un territorio che ne necessita sempre di più, ed è aperta appunto per il punto RSA, 6/8 posti letto che mi auguro possano essere implementati anche con interventi mirati e a stralcio, perché no, a proposito dei fondi che la Regione potrebbe mettere a disposizione integrabili al PNRR sulla base delle casse che potrà avere a disposizione nel 2023. Quindi una struttura aperta per il punto ambulatoriale, una struttura che comunque, come dicevo prima, ha bisogno di interventi importanti, interventi mirati, che possono essere sia nell'ottica di quello che abbiamo proposto, ma anche nell'ottica di quello che il piano sociosanitario, che è in fase di relazione, in fase di audizione, in fase di commissione, ma che dovrà essere licenziato entro dicembre 2022, e quindi in questo secondo me Monbaroccio può recitare la sua parte. Paolo Reginelli è stato riconfermato alla guida, alla presidenza di ASET. La nomina è arrivata questa mattina durante l'incontro tra i comuni soci dell'azienda partecipata ed è stato nominato anche il collegio dei revisori. Mentre per il consiglio di amministrazione, composto da 5 persone, la decisione arriverà nei prossimi giorni, una volta superati i problemi di parità di genere. Nuovi operai e nuovi mezzi per intervenire nelle strade della città di Fano. Questa mattina l'amministrazione comunale ha presentato il progetto Facciamo Strada, che vede anche alcuni numeri di telefono attivi dove i cittadini potranno segnalare buche e problemi legati alla viabilità. Filippo Pucci. Ha preso il via l'11 luglio scorso il progetto Facciamo Strada, il nuovo servizio integrato per rendere migliori le strade fanesi. Ad occuparsi della gestione e manutenzione delle strade comunali sarà la AVR SPA, azienda con sede a Roma, leader del mercato del Global Service, in grado di assumersi la responsabilità operativa necessaria a garantire la qualità complessiva dell'infrastruttura viaria del comune, con personale locale e mezzi dedicati 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno. Il servizio è stato presentato questa mattina alla presenza degli amministratori comunali insieme ai responsabili e operatori della ditta incaricata. Oggi è una svolta epocale per il comune di Fano, perché finalmente, dopo anni di carenza di personale, con grosse difficoltà, eravamo in affanno sulla manutenzione delle strade. Avevamo tante interlocutori con appalti di ditte diversi nell'arco di questi tre anni passati. Oggi invece l'interlocutore sarà unico. Abbiamo affidato a questa ditta contratto di esternalizzazione che garantisce servizi integrati dalla chiusura buca, che è un tema molto a cuore dei cittadini, al ripasso della segnaletica orizzontale e anche la sostituzione della segnaletica verticale, alla sostituzione di cordoli, San Pietrini, quindi tutto ciò che riguarda la gestione e manutenzione del patrimonio stradale del comune di Fano. Le risorse impiegate gli anni passati erano di circa 680-700 mila euro e oggi più o meno con lo stesso importo riusciamo appunto a migliorare la qualità di questo servizio. Infatti la novità di questo servizio è che il singolo
cittadino avrà la possibilità di inviare direttamente a questi contatti le proprie segnalazioni, dalle buche alla cartellonistica fino agli arredi urbani. Nella prima settimana d'appalto sono stati 72 gli interventi eseguiti dai 5 nuovi operai muniti di nuovi mezzi. Importantissimo è appunto il percorso della segnalazione che non verrà mai persa come magari prima poteva succedere all'interno degli uffici comunali, ma dal momento della segnalazione fino alla fine della conclusione della segnalazione, quindi la realizzazione dell'opera, verrà completamente tracciata. Quindi già il cittadino potrà sapere a che punto è la segnalazione con i software e con anche questo personale che appunto garantirà la qualità del servizio. I contatti sono un numero fisso, 0721 887 526, risponde dalle 9 alle 13, la pagina Facebook Facciamo Strada e la mail segnalazioni@comune.fano.pu.it. La durata di questo servizio è di 2 anni inizialmente, rinnovabili per altri 2 anni per un massimo di 4. E così avremo come redazione, speriamo, un po' meno lavoro su questo fronte. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo delle iniziative in programma in quest'estate, dunque la pagina degli eventi, e iniziamo andando a Marotta, dove c'è la festa della tratta. Il Molo Arena di Marotta torna protagonista della stagione turistica con una serie di eventi che animeranno le giornate più calde dell'estate. Si parte questo fine settimana con la Festa della Tratta per poi passare al Summer Paradise Festival il 1 agosto con ospiti del calibro di Fred De Palma ed infine il Marotta Acustica Festival il 12 e 13 agosto. Domani appuntamento con i migliori piatti della tradizione locale e con le emozioni della rievocazione storica della tratta osciabica, che è un tipo di pesca a strascico praticata sulla costa in fondali bassi e sabbiosi. Ad organizzare la festa i volontari dell'associazione Malarutta. Quest'anno l'edizione si svolgerà nelle serate di sabato 23 e domenica 24 luglio 2022. Ci sarà appunto la prima rievocazione storica al tramonto alle 19.30 del sabato e poi quella all'alba alle 5.30 della domenica. Quest'anno però abbiamo voluto portare la rievocazione su tutto il litorale nei 2 weekend successivi, quindi sabato 30 luglio e domenica 31 luglio saremo nella spiaggia davanti all'ex Colonia Santa Cecilia con gli stessi orari e sarà anche l'occasione per ammirare il villaggio dei pescatori, quindi per vedere come vivevano i nostri nonni, i nostri papà, i nostri antenati. E l'ultimo appuntamento invece sarà il domenica 7 agosto in zona sud, quindi nella spiaggia vicino alle vele, alle 5.30 del mattino. Altra novità della 12ª edizione è il kit della Festa della Tratta con i cocci della convivialità, ovvero un piatto e una tazza da collezione che potranno essere acquistati anche nei giorni dell'evento, ma stanno già andando a ruba. Si tratta di un'edizione limitata con pezzi unici realizzati a mano da maestri artigiani. Un evento molto importante per la storia di Marotta e che coinvolge grandi e piccini. Sì, perché dà la possibilità ai turisti di vedere, di assaporare quelle che sono le nostre tradizioni sia culinarie che diciamo legate alla pesca, ma soprattutto creare un'atmosfera di convivialità, un'atmosfera di comunità. 100 volontari dedicati a questa manifestazione con un cuoco d'eccezione, un 90enne che ancora tenacemente resiste nelle cucine della nostra festa per dare il suo apporto. E a noi ci fa molto piacere in questo perché dopo anni di inattività forzata possiamo riprendere la nostra tradizione, la nostra festa, la nostra ospitalità. Ecco, io oserei dire questa parola, la nostra ospitalità marottese che ai nostri turisti fa sempre molto piacere. E a proposito di turismo, l'assessore Caporaletti ha espresso soddisfazione per i riscontri positivi ricevuti dagli operatori del settore. Il comune di Mondolfo sta diventando infatti una destinazione sempre più attrattiva e lo dimostra la presenza di tante persone che hanno scelto questo territorio come meta per le loro vacanze. E ci siamo impegnati molto, ma diciamo la sfida è quella di far diventare Molo Arena a tutti gli effetti un luogo dedicato a
eventi importanti di un certo livello, per cui poi aiutare l'associazione anche per quanto riguarda i costi, perché ricordiamo che oggi le associazioni sono anche costrette ad affrontare dei costi importanti quanto fanno questo tipo di eventi, per cui da parte nostra c'è la volontà e di sistemare il Molo Arena per far sì che sia più facilmente fruibile da parte di tutti, e dall'altro ecco dare anche una mano alle associazioni da un punto di vista proprio ecco, organizzativo, economico, laddove c'è sicuramente bisogno. E dal pesce di Marotta all'oca in porchetta che le cuoche stanno già preparando in un'altra festa. Andiamo a Tre Ponti di Fano, la festa è quella della Crescia Amata, una festa storica che sta seguendo per noi Simona Zonghetti, che vedo in collegamento. Buonasera Simona. Sì Marco, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Detto bene, mi trovo nell'area esterna, nella parte esterna della cooperativa Tre Ponti per la 37esima edizione della festa della Crescia Amata e Occhi in Porchetta. Festa che devo dire è iniziata nel segno della solidarietà. Sono insieme a Gino Bartolucci, patrono e presidente della cooperativa Tre Ponti. Gino, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo visto che già è arrivata tanta gente, ma dicevo di questa festa nel segno della solidarietà perché alle nostre spalle vediamo diversi ucraini, quindi una bella accoglienza. La comunità ucraina che ospitiamo a cena, abbiamo invitato dopo quella di Pasqua, naturalmente abbiamo pensato che in questa occasione di invitare tutti quelli che sono impegnati nella solidarietà, nell'accoglienza. Naturalmente allora eravamo 180 ucraini, oggi sono solo 40. Diciamo la creme creme di tutta quella gente che si impegna sul nostro territorio. Ecco, li potete vedere proprio alle nostre spalle. Prima ho fatto un giro nelle cucine e devo dire che sono tanti anche i volontari pronti a sfornare oche in porchetta, piadine, crescemate, ovvero le pizze a rosmarino che i nostri cuochi stanno preparando seguendo proprio la ricetta della tradizione. Ha ricevuto delle prenotazioni solo da parte di fanesi o anche fuori? Attraverso l'emittente, le televisioni, naturalmente, gente d'Ancona, la Faenza, non so perché finché Ancona siamo nelle Marche, no? Perciò sia Fano TV sia altre televisioni, però Faenza è un po' più lontano. Comunque ci fa piacere, ci fa onore, naturalmente che è rimasta la festa diciamo più vecchia, perché siamo vecchi anche noi purtroppo, siamo alla 37esima edizione, sarebbe la 38esima Covid che ce n'ha fermata una, però noi anche l'anno scorso in zona Covid siamo partiti. Come vedi tanta gente alle nostre spalle negli stand, naturalmente noi l'entusiasmo è tutto qua, la partecipazione è vero. Lo scorso anno però non c'erano le grandi orchestre che quest'anno invece sono state confermate, una per sera, oggi logicamente domani e domenica, più scuole di danza e animatori per bambini. Esatto, abbiamo pensato che i bambini, perché abbiamo il nostro campo da calcio che è recintato, perciò i bambini con due animatori là dentro, perciò le famiglie possono venire tranquillamente a godersi una serata tranquilla con i bambini, i loro bambini custoditi dai nostri animatori. È rimasta però la possibilità di asportare il cibo. Parliamo anche della serata di lunedì, perché si torna a ridere con Acre Papelle. Quella è la nostra chicca, no? Ce la siamo inventata. Devi pensare che due anni fa Mediaset mi chiamò per dire, sapendo che era l'unica in Italia gara che c'era di barzellette, volevano dei concorrenti, però i nostri concorrenti non sono voluti andare, perché naturalmente il palco, il nostro palco già è difficoltoso, quello di Mediaset ancora di più, però è un onore per noi, piccola realtà Tre Ponti, essere chiamati da Mediaset naturalmente, perciò Acre Papelle torna lunedì con i nostri concorrenti, perciò ci auguriamo, il tempo è della nostra, purtroppo per quella campagna che ha bisogno di acqua, noi non abbiamo bisogno di acqua, però ben venga per noi che facciamo queste attività importanti, con tanti sacrifici, perché dovete pensare che mettere in piedi questa festa non è facile, non è facile. Quanti sono i volontari? 80. Non la cooperativa della Proloco. Sì, perché dopo qui l'aiuto è un po' di tutti, naturalmente, come quando noi andiamo a Centinarolo al fritto, qua gli amici vengono a contraccambiare quello che è il volontariato, che è la cosa più importante che abbiamo, l'associazionismo, ma non solo la Proloco, la Tre Ponti, la città è piena di queste attività, di queste associazioni, e io dico viva Fano e viva le associazioni di volontariato.
Abbiamo parlato anche di solidarietà prima, vi ricordiamo che anche quest'anno, perché l'ho visto prima, c'è Roberto Alesi direttamente da Preci, quindi che conferma la sua presenza, questa collaborazione con la cooperativa. Quello ormai l'abbiamo adottato, no? Praticamente l'avevamo domenica scorsa, sabato, i 3 giorni alla Fano dei Ceri, ce l'abbiamo la Crescemat col suo stand e i fanesi ormai lo conoscono, se lo sono adottati non solo noi come cooperativa Tre Ponti, ma la città di Fano. La città intera. Direttore, non conosco le tempistiche, non so se ho tempo di fare qualche domanda anche a gli ucraini, ditemi no, voi da il studio. Il tempo è scaduto, però grazie, buon divertimento. Noi adesso invece lanciamo le interviste che Maria Elena Del Bianco ha realizzato con alcuni ospiti appunto di un evento che già il presidente Bartolucci ha annunciato, ovvero a Crepapelle. Un maresciallo telefona a casa una signora, dice: scusi, la signora Mandolini? Dice sì. Si guardi che durante il temporale è caduto un fulmine, ha preso in pieno suo marito, purtroppo è morto. E la signora: oh Madonna, dice, ma che fa? Piove, c'è il pane steso sulla terrazza. Lunedì 25 luglio le barzellette saranno protagoniste e visto che ci sono questi due io mi toglierei di scena, che no, ne dite? Non andare, non andare, dove vai? No, mi lasci con Giorgio. Cos'è lunedì 25 luglio, Festival delle Barzellette, con San Costanzo Show, la Rosa della Cecca. Ma che ora? No, non ci so io. No, c'è anche Rosa della Cecca. No, non c'è, perché anche io non ci so, ho da qui alle Terme di Patugna, abbiamo prenotato prima del corso. No. Occupato anche il costume. Non far vedere, non importa. No, il 25. Mette che costume scappa fuori la biscia. Allora vi aspettiamo alle 21. Henrietta Pedotti, Rosa della Cecca, ci sono tutti. E loro alle Terme ci vanno dopo in taxi. Che come? No? Taxi. Sì, la canoa. Vi aspettiamo. Sì, aspetta un po'. Aspetta. Sì. Studio dei Carabinieri, dove c'è tutti gli archivi dentro. Naturalmente c'è il maresciallo. Con l'appuntato dice al maresciallo, ma tutti sti libri qui, è 10 anni, ma non si può buttare via sta roba? Ha detto sì, se sono passati 10 anni si può buttare via. Allora li buttano via, sì, buttali via. Aspetta un attimo, però prima fa le fotocopie prima di buttarli. Domenica 24 luglio al Bastione San Gallo a Fano, Randaggio Edizioni in collaborazione con l'Associazione Culturale Centrale Fotografia e Work in Progress presenteranno il libro Dario Fo, il maestro dei pennelli, come il premio Nobel disegnava il suo teatro attraverso 70 opere inedite. Dalle 21:30 interverranno il giornalista Fabio Grassi, autore del libro, Giovanni Scafoglio di Randaggio Edizioni e Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia. L'iniziativa d'ingresso libero sarà un omaggio al grande regista Dario Fo e a quasi 20 anni dalla sua direzione artistica del Carnevale di Fano, avvenuta nel 2003 e 2004. Adesso invece una breve di sport con la seconda tappa della competizione podistica ideata dal Centro Sportivo Italiano di Fano. Domenica 24 luglio i riflettori saranno puntati sulla quarta edizione della Salta Race, una gara di circa 8 km tra i saliscendi del centro di Saltara e dintorni, che vedrà i partecipanti partire alle 9 del mattino dalla piazza del paese. Sono già un centinaio gli iscritti a questa manifestazione organizzata dalla società Calcinelli Run. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina come sempre alle 7 in diretta con Occhio ai Giornali e la rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti. Grazie per averci seguito, arrivederci.